Ciao ragazzi, bentornati sul mio canale. Io sono Alfredo e oggi sono qui per presentarvi l'oggetto che sarà al centro dei miei futuri video, ovvero il DJI Mavic Pro Platinum. Eccolo qui. Questo drone l'ho acquistato ad agosto di quest'anno, nel 2018, nella versione combo, quindi con la borsa per trasportarlo, tre batterie, il caricatore, vari set di eliche e altri accessori, ma possedendo anche lo Xiaomi Mi Drone 4K, che vi ricordo è stato anche il mio primo drone, e con l'occasione vi lascio qui sopra nella scheda una playlist video dedicata proprio allo Xiaomi, dove ho raccolto le mie prime impressioni, l'unboxing, il tutorial e via dicendo. Andateci a dare uno sguardo se vi va. E mi ricollego al discorso, quindi avendo anche lo Xiaomi e il Mavic insieme, non sono riuscito, diciamo, nemmeno a fare un video sulle mie prime impressioni su questo drone e sul primo utilizzo, quindi è arrivato il momento di dedicargli un po' di tempo. Tutte queste informazioni per arrivare alla fine del discorso, cioè che voglio dedicare una rubrica, e comunque la prima rubrica che posto sul canale, dedicata al Mavic, dove ci saranno video e tutorial su questo drone, su come si utilizza, la preparazione al volo, tutorial sulle modalità di volo automatiche, più o meno tutto quello che abbiamo visto sullo Xiaomi Mi Drone 4K lo farò anche per il Mavic. I video saranno un po' più tecnici, un po' più approfonditi, perché questo già inizia ad essere un drone professionale per le riprese. Quindi ho il piacere di inaugurare la mia prima rubrica in assoluto sul mio canale, chiamata Rullo di tamburi, per favore. Il Mavic è fatto così. Forse per quelli della mia età potrebbe ricordare qualcosa. L'idea di siamo fatti così, comunque di esplorando il corpo umano, mi piaceva riportarla sul Mavic, quindi ho scelto questo titolo. Può piacere o non piacere, quindi se non vi piace, pazienza, cambiate canale. Ovviamente non apriremo il Mavic in due come se fosse una mela, forse potrei anche farlo, ma non mi sembra il caso, quindi passiamo al nostro Mavic. Allora ragazzi, parliamo velocemente delle caratteristiche tecniche del Mavic Pro Platinum. La risoluzione video massima è di 4K x 30 frame per secondo, 1080p fino a 96 frame per secondo e 720p fino a 120 frame per secondo. La telecamera, per regalarci, diciamo, video stabili, viene stabilizzata da un gimbal a tre assi. Può scattare foto a 12 megapixel nei formati RAW e JPEG. Ha un sistema di navigazione visivo, il ritorno a casa automatico. La distanza di pilotaggio è di 7 km. Volo con controller remoto o smartphone, è dotato di GPS, GLONASS, ci sono 5 fotocamere, 2 sensori a ultrasuoni e sensori ridondanti, evita ostacoli, può raggiungere la velocità di 36 km orari o 65 km orari se attiviamo la modalità Sport Mode. Alcune modalità di volo automatiche, quali l'Active Track, il Terrain Flow e altre che vedremo successivamente nei video che girerò in questi mesi. La batteria la testeremo oggi, e comunque è dichiarato dalla DJI che può durare 27 minuti. E ha una cosa importante, il geofencing per le no fly zone. Ah, la scocca del drone è quasi completamente in alluminio, eccezione fatta per le eliche, i LED e le protezioni del gimbal. Poi ha un peso indicativo di 740 grammi, quindi questo implica avere un patentino per poter sfruttare questo drone a livello professionale. Adesso, visto che il tempo non me lo permette, però voglio provare questo drone, possiamo insieme sperimentare se la durata della batteria di 27 minuti è veritiera, ma soprattutto se la stabilizzazione all'interno
di edifici è affidabile, come affermato dalla DJI stessa e da molti famosi youtuber del settore droni. Quindi adesso preparo il Mavic, lo faccio decollare e intanto mi vado a fare una bella tazza di caffè. Speriamo di non distruggere niente. Cioè, ragazzi, assurdo. Prendiamo il caffè. Buono. Cioè, ragazzi, una cosa sbalorditiva, ma penso che se adesso vado a rivedere il video una volta montato, penso che abbiamo superato sicuramente i 25 minuti di volo e comunque stabilizzazione da paura. Pensate che siamo all'interno, quindi non sta sfruttando il GPS, perché all'interno il GPS, come in tutti i casi, non funziona, quindi sta sfruttando i sensori ottici e i due sonar presenti sotto il drone. Cosa fantastica. Vi sarete mai io non mi sarei mai immaginato di bere un caffè in tranquillità sotto un drone. Cosa assurda. Ok, ragazzi, tutto quest'aria ha alzato un sacco di polvere, forse devo spolverare un po' di più spesso la mia stanza. Ok, ragazzi, questo folle video è giunto alla fine. Vi ricordo che se volete acquistare il drone sia nella versione base che nella versione combo, quindi con tre batterie, il caricatore, la borsa per il trasporto e due set di eliche, vi lascio il link qui sotto in descrizione. Il drone lo potete acquistare sia su Amazon sia su GearBest, ovviamente su GearBest con i coupon sconto che si trovano in giro o che comunque cercherò di darvi io personalmente. Si risparmia qualcosina sicuramente, però i tempi di attesa per le consegne sono un po' più elevati.
se il video vi è piaciuto vi invito a lasciare un pollice in su per me, iscrivetevi al canale perché ci saranno tanti altri video dedicati al Mavic, quindi se vi interessa l'acquisto di questo drone iscrivetevi al mio canale. Vi ricordo infine che siamo arrivati a quota, vediamo in live l'aggiornamento degli iscritti, a quota 286 iscritti. Adesso quando il canale arriverà a 300 iscritti ci sarà un'estrazione e potrete vincere questo, che è un GorillaPod clone, dove potete fissare le vostre apparecchiature quali smartphone o reflex, ma con un peso inferiore sotto i 2 kg perché se no di più non supporta. E più in aggiunta c'è anche il supporto per smartphone e il telecomandino Bluetooth che, collegato con il vostro smartphone, vi permette di scattare selfie a distanza, oppure piazzare questa simpatica piovra vicino a un ramo e scattare foto in automatico premendo il tasto. Grazie per essere stati qui con me e ci vediamo al prossimo video. Ciao!